tutti e benvenuti in questa fresca serata di maggio. Noi abbiamo voluto fortemente concludere in questi ultimi giorni di campagna elettorale con una presenza forte nella frazione di Montesardo. E non perché noi vogliamo assecondare il brutto pensiero che ci sia una sorta di divisione tra Alessano e la sua frazione, ma piuttosto perché vogliamo segnare la presenza su questo territorio, che è un territorio al quale noi teniamo molto, al quale molti di noi, molte delle persone che sono presenti nella lista, chi ci risiede direttamente, ma anche gli altri, hanno un forte rapporto affettivo con questo territorio, con questa comunità. E quindi noi abbiamo pensato di concentrare proprio negli ultimi giorni di campagna elettorale, che sono i giorni più importanti, più salienti, la presenza qui a Montesardo. È la prima volta che ci incontriamo, perché io vedo qualche volta che non ho visto nei comizi e che ho visto, ho conosciuto per la prima volta questa sera. E quindi vorrei raccontarvi un po' la storia di come è nata questa lista, di come è nato questo progetto, questo percorso politico. Questo progetto nasce qualche mese fa, quando un gruppo di giovani decide di un gruppo della giovane classe dirigente del Partito Democratico decide di relazionarsi con il resto del centrosinistra e decide di cominciare a parlare del futuro della comunità. E siccome ci sono posizioni diverse all'interno di un grande partito, di una grande coalizione del centrosinistra tutto, decide di fare una cosa che è una cosa innovativa, una cosa nuova, una cosa voluta dai cittadini. Il 13 febbraio scorso tra Alessano e Montesardo votano quasi 900 persone. 900 persone è un numero grandissimo, perché vuol dire che è il 20% delle persone che hanno diritto al voto. E quindi questo ci fa pensare che il percorso è il percorso giusto, ci conforta nell'idea che forse i cittadini di Alessano e di Montesardo hanno un po' voglia di cambiare. E infatti per la prima volta i cittadini scelgono una donna candidato sindaco, scelgono me. Io di questo ringrazio tutti, perché oltre alle persone che mi hanno votato, a questo progetto si sono avvicinate tante altre persone strada facendo. Siamo riusciti a costruire una lista civica di centrosinistra allargata all'UDC e con tante persone che non hanno tessera di partito, che vengono dalla società civile. E questo è un segnale importante per una comunità. Questo paese, Alessano e Montesardo, sono stati amministrati negli ultimi 20 anni dal centrosinistra. Però penso, tutti noi pensiamo, che a un certo punto ci sia la necessità di cambiare, di introdurre un cambiamento, ma non perché si voglia rinnegare quello che è avvenuto in passato, non perché si voglia criticare o essere inopportuni o ingrati nei confronti di chi è venuto prima di noi, semplicemente perché dopo 20 anni una certa stanchezza è quasi naturale. E quindi che cosa può fare una coalizione di centrosinistra, che cosa può fare una qualsiasi forza di governo di una città? Deve cominciare a guardare oltre le persone, pensare a un progetto ampio, a un progetto politico che coinvolga i cittadini e che metta in campo una classe dirigente nuova. Perché noi giovani siamo spesso in grave svantaggio nei confronti delle generazioni che sono venute prima di noi. Io in questi giorni ho girato le case, oggi questa mattina sono stata a Montesardo, parlavo con le persone e la più grande preoccupazione che io ho visto nelle case è la preoccupazione per il futuro, ma non tanto per se stessi quanto per i propri figli, per i propri nipoti, perché le persone che hanno avuto, diciamo, una loro vita, che hanno avuto la possibilità di lavorare, chi più chi meno, che hanno avuto la possibilità di sposarsi, di avere dei figli, cominciano a vivere l'ansia di non poter garantire ai propri figli lo stesso futuro che hanno avuto loro. E questa è una cosa che è grave che succeda in una società. Perché? Perché noi partiamo dal presupposto, i genitori, i nonni partono dal presupposto che i loro figli, i loro nipoti potranno stare meglio di come sono stati loro. Invece per la generazione nostra, dei trentenni, dei quarantenni, questo talvolta, anzi molto spesso, non avviene. Perché? Perché viviamo in una società in cui i giovani sono destinati ad avere un futuro precario, a doversi
piano piano arrangiare, a trovare un lavoretto, a trovare una situazione che gli possa consentire la cosa più naturale del mondo, cioè quella di costruire un progetto di vita, di avere una famiglia, di avere dei figli, di costruirsi una casa, cose semplici che però riguardano in maniera molto forte la vita di ognuno di noi. E allora noi, il gruppo dirigente giovane del centrosinistra, supportato da presenze importanti di sostegno e da presenze importanti di esperienza, abbiamo pensato che non solo toccava a noi lamentarci del fatto che eravamo un po' una generazione svantaggiata, ma che fosse il momento di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro, perché se tutti stanno a guardare quello che avviene intorno e pensano di potersi lamentare della situazione, ma poi non si danno da fare, è un brutto segnale per un paese, per una comunità. E allora non bisogna solo dire le cose non vanno, bisogna cercare di farle cambiare. E come si comincia a far cambiare la politica, la società? Si comincia dalle piccole realtà, dalle piccole cose. La nostra è una comunità piccola, una piccola città, però in questo capo di Leuca, Alessano e Montesardo sono storicamente una città importantissima, perché noi siamo stati storicamente il riferimento di questo territorio, siamo uno dei paesi più grandi. In questi anni però un po' di stanchezza nella gestione della comunità si è vista, non tutti sono soddisfatti di come vanno le cose, ma è una cosa che naturalmente succede quando appunto si governa da molti anni. Siccome Alessano e Montesardo, ma soprattutto vorrei dire Montesardo, sono fortemente connotati da un'appartenenza all'idea del centrosinistra, del cattolicesimo democratico, cioè di quelle forze che sono tutte rappresentate in questa lista, e siccome tutti ci teniamo che questo paese rimanga al centrosinistra, l'unica cosa che ci siamo sentiti di fare è avviare un percorso di rinnovamento. Quando qualcuno dice in questi giorni voi non siete il rinnovamento perché tra di voi ci sono persone che hanno già fatto politica, io rispondo una cosa molto semplice. Innanzitutto l'elemento di rinnovamento più forte, più grande, al di là della mia persona, è che finalmente ci sia una donna che può avere la possibilità di guidare il paese. Io ho parlato oggi con le mamme, con le casalinghe, ho voluto girare a Montesardo nelle case di mattina per un motivo preciso, perché di mattina in casa si trovano più spesso le donne, le mamme di famiglia, e magari non c'è il marito e quindi si possono sentire più libere di fare un dialogo tra donne. E ho visto che c'è molta attenzione nei confronti della presenza di una donna che può diventare sindaco del paese. Io lo dicevo l'altro giorno al comizio ed è una cosa che sento molto, molto vera, che penso profondamente. Noi donne siamo geneticamente predisposte a curare le cose che amiamo, a curare le cose belle, perché abbiamo la grande possibilità di dare la vita, e quindi questo ci rende un po' più inclini degli uomini alla cura delle cose importanti. E quindi la scommessa che io vorrei vincere e di poter esercitare questa naturale predisposizione nei confronti di una cosa che io amo molto, cioè il mio paese, la mia comunità. Io dico il mio paese senza fare distinzioni tra Alessano e Montesardo, perché penso che queste siano distinzioni dannose, che non fanno bene alla comunità, perché vedete, siamo in una fase storica in cui già è difficile andare avanti, già è difficile affermarsi e rimanere un territorio forte se si è coesi, se si è compatti. Se noi ci dividiamo, le cose diventano molto più difficili. Siccome io non penso che ci sia alcuna ragione di divisione, io lo dicevo l'altro giorno come battuta, qualcuno si è arrabbiato, ma lo ripeto perché è un passaggio significativo. Qualche persona che non è d'accordo con il nostro progetto politico, che non ha voluto riconoscersi in questo progetto, dice non ti voteranno mai perché a Montesardo non ti voteranno mai perché tu non sei di Montesardo. E perché i cittadini di Montesardo dovrebbero non votare una persona di Alessano e votare un candidato sindaco di Tigiano o uno di Montesano? Perché è così. Cittadini, io ci ho tenuto ad essere presente qui per una ragione fondamentale, perché penso che confrontandosi, parlando, conoscendosi,
le persone possano anche cambiare idea. E perché penso che il diritto di voto sia una cosa sacrosanta, perché tutti noi quando andiamo a votare facciamo una cosa che non riguarda solo noi e le persone che stiamo votando, ma che riguarda la conquista più importante di una democrazia, cioè che le persone possano esprimere il loro punto di vista, possano dire quello che pensano e possano partecipare all'amministrazione del loro paese. Quindi quando le persone vanno a votare, penso che, siccome io credo che questa comunità sia una comunità molto matura e intelligente, e parlo di Alessano e di Montesardo, penso che le persone quando vanno a scegliere scelgano con la loro testa, ragionino con la loro testa, e che nessuno possa arrogarsi il diritto di essere padrone del voto. Cioè i voti non si spostano come fossero noccioline, non c'è per forza uno che dice devi votare lì, ma neanche io, se io vengo e non convinco, vengo nelle vostre case e non vi convinco, voi non mi dovete votare, però se vengo nelle vostre case e vi porto un progetto convincente e vi dico che quello che voglio fare per il paese ha un suo fondamento, è una possibilità di crescita, voi votatemi per quello che io ho da dirvi e non perché sono di Alessano o sono di Montesardo. In fondo la comunità di Alessano ha dimostrato una grande generosità e una grande apertura quando ha scelto di eleggere un sindaco di Montesardo, perché in quel momento quel sindaco di Montesardo era la persona che migliore che poteva rappresentare un certo progetto e un certo cambiamento. Quindi voi mi direte: che cosa vuoi fare tu per il paese? Io ho costruito, insieme al gruppo di persone che stanno accanto a me, un progetto partecipato, che vuol dire ho coinvolto tutti i cittadini. Ho cercato di andare prima della presentazione delle liste, nelle case delle persone, di capire quali sono le esigenze e quali sono le richieste, e poi le ho messe in un programma, le ho messe su carta. Per mesi ci siamo confrontate con tutte le persone che stanno in lista, ma non solo, anche con tutte le altre che hanno contribuito a formare questo progetto e questo programma. Abbiamo ragionato e abbiamo visto due cose: che soldi nei comuni purtroppo ce ne sono pochi e che quindi quello che si promette ai cittadini deve essere fattibile e devono essere cose che i cittadini possono verificare sempre. E allora abbiamo pensato di costruire una nuova idea di città, abbiamo pensato di costruire un'idea fondata sulla presenza forte dell'amministrazione tra i cittadini, abbiamo pensato di risolvere il problema oggi, per esempio, della buca per strada, della luce, e sì, sicuramente è importante, ma che il cittadino debba avere molto di più dalla politica, cioè debba sentirsi in ogni momento in diritto di esprimere il suo parere, il suo punto di vista, di andare dall'amministratore, anzi, non sempre di andare, ma di trovarselo accanto l'amministratore. Perché noi abbiamo pensato di fare, per esempio, le giunte tematiche itineranti sul territorio del comune, cioè se c'è una cosa che la giunta deve decidere che riguarda, per esempio, questa zona di Montesardo, la giunta la facciamo qui e che i cittadini ci ascoltano, ci sentono, magari hanno anche la possibilità di esprimere la loro opinione. Perché se le scelte sono ragionate insieme, se le scelte sono condivise, le persone si sentono più invogliate a portarle a termine. Se l'amministrazione deve prendere una decisione sul futuro della comunità, o meglio ancora, su dove destinare i soldi che servono per una determinata esigenza, e i cittadini si sentono coinvolti, beh, allora quella scelta non verrà criticata, ma verrà supportata e la politica funzionerà. E quindi noi abbiamo pensato di fare il bilancio partecipativo e quindi di fare il bilancio del comune, cioè di scegliere come destinare i soldi che il comune ha e dove destinarli, di sceglierlo insieme ai cittadini. Al di là di tutto ciò che noi abbiamo potuto mettere nel programma, io vi assicuro che non potendo fare grandi promesse, perché ripeto, soldi nei comuni non ce ne sono molti, il governo centrale ci sta sottoponendo a dei tagli continui e questa tornata elettorale è una tornata elettorale a cui il centrodestra guarda con molta attenzione, perché pensa di vedersi riconfermata la sua possibilità di fare e disfare del nostro paese quello che vuole. Ieri l'altro giorno è venuto ad Alessano il ministro Fitto, che ha
giusto così fatto vedere che era presente, ha detto quattro parole messe in fila e poi con milioni di auto blu se n'è andato. Questa non è la politica che noi facciamo. Ieri sera noi abbiamo portato qui a Montesardo, abbiamo voluto portare qui a Montesardo due personalità, anzi tre personalità importantissime della politica. Abbiamo portato qui l'onorevole Bellanova, abbiamo portato qui l'assessore regionale alle politiche sociali, proprio perché abbiamo voluto segnare l'attenzione di questo progetto politico nei confronti del tema del lavoro, delle politiche sociali, che sono le cose che di più riguardano la vita dei cittadini. E abbiamo portato qui il segretario provinciale del Partito Democratico. Questo perché? Perché noi abbiamo bisogno per governare e per governare bene del supporto di persone che stanno più in alto di noi. Le abbiamo votate, gli abbiamo dato consenso, ora hanno il dovere di ascoltarci e di darci una mano. Siccome questa è una lista dove ci sono i partiti politici, io quando parlo con i cittadini in questi giorni sottolineo questo passaggio, perché votare una lista con dentro i partiti politici vuol dire che se Alessano e Montesardo hanno bisogno di 10.000 euro perché devono riparare qualcosa, perché devono sistemare qualcosa, e possono andare a riferire queste esigenze ai loro dirigenti politici, beh, è diverso che doversene sbrogliare da soli. Quindi, quando qualcuno in questi giorni sta venendo nelle vostre case a dire che esiste un'altra lista di centrosinistra, diffidate, perché vi stanno dicendo una fesseria, perché se esistesse un'altra lista di centrosinistra, tutti i massimi dirigenti del centro-sinistra e del centro dell'UDC non sarebbero venuti a sostenere noi, sarebbero venuti a sostenere entrambi. Invece tutte le persone importanti che sono venute a manifestare la loro vicinanza a questo territorio sono venute qui a sostenere noi e non altri. Quindi la battaglia, cittadini, scusate se mi sono un po' dilungata, poi lascerò spazio agli altri candidati di Montesardo, ma la battaglia si gioca tra centrodestra e un centrosinistra nuovo, allargato al centro e alla società civile, che presenta a questa comunità un progetto che parte dalle facce delle persone che vedete, che sono facce che voi probabilmente non avete mai visto, ma non è un segnale negativo, perché sono facce di persone che per la prima volta si cimentano con la politica attiva, attiva da amministratori, perché la politica la conoscono già da molto prima, perché non si fa politica solo stando seduti sugli scranni del Consiglio Comunale, si può fare politica nelle associazioni, si può fare politica nei partiti, si può fare politica stando con la gente a contatto tutti i giorni per una ragione o per l'altra. Quindi cittadini, quando il 15 e il 16 andrete ad esprimere il vostro voto, io vi prego fortemente di pensare che state facendo una cosa importante e fondamentale. Vi prego di non farvi influenzare dal pensiero di altri, di ragionare con la vostra testa, di scegliere tenendo presente che da una parte c'è un progetto chiaro e trasparente di persone che vi hanno detto quello che volevano fare, che ve lo hanno anche sottoposto alla vostra attenzione, che si sono messi a nudo e si sono fatti anche giudicare, perché queste occasioni sono occasioni in cui ciascuno di voi si può alzare e dire: tu non mi piaci, io non ti apprezzo e non la penso come te. Valutate che da una parte c'è un progetto chiaro, dall'altra parte c'è un centrodestra e dall'altra parte c'è qualcosa di confuso che io non saprei definire, e proprio nella confusione ci stanno i problemi della politica di questi tempi, perché chi non vi dice le cose chiare vi prende in giro. Noi vi diciamo le cose chiare, non vi vogliamo prendere in giro e vi chiediamo la fiducia su quello che noi vogliamo fare per la comunità di Alessano e di Montesardo, intesa nella sua interezza, senza fare distinzioni che ci fanno male e non ci avvantaggiano. Quindi vi prego cittadini, ragionate con la vostra testa, non vi fate influenzare ed esprimete il vostro voto, io ve lo chiedo per noi, per la lista numero 3, per Città Democratica, per questi candidati che sono qui con noi stasera, che sono presenti tra il pubblico, che sono seduti qui con me. Stasera ci sono i candidati di Montesardo, io adesso lascerò la parola a loro per un intervento, per un saluto, e vi lascio chiedendovi di, appunto, ve lo ripeto, ma scusatemi se lo ripeto, c'è una ragione precisa, io non vorrei che nessuno di voi si facesse influenzare da preconcetti che non ci portano da nessuna parte.
Ragionate con la vostra testa e date fiducia ad una classe dirigente giovane di centro-sinistra. Grazie.